Io ed Elisa H siamo venute a Bocca di Magra per incontrare Alessio Boni, musicoterapeuta, compositore vibrazionale, produttore, tantissime altre cose, anche nostro collaboratore, che per parlare con lui di quello che fa lui, che a noi interessa molto. Parla, Allora, niente, spiega. vabbè, io mi occupo, come diceva lei, io mi occupo di musicoterapia, compongo e suono a 432 Hz, questa famosa frequenza che ultimamente sta andando tanto di moda, e mi occupo di poter portare, diciamo, attraverso le frequenze benefiche, diciamo, del beneficio su di noi, attraverso appunto l'ascolto in cuffia di questi suoni che da sempre siamo circondati, quindi riportare proprio noi stessi alla nostra vera natura, il nostro ricongiungimento verso la natura madre. 432 Hz sta andando tanto di moda, è vero, ma secondo te perché sta andando tanto di moda? Allora, ci sono tantissime teorie discordanti tra questa frequenza, perché come in tutte le cose se ne parla, ma poi di esperti in materia ce ne sono veramente pochi in Italia, all'estero già di più. E ultimamente abbiamo riscontrato proprio dei veri e propri studi relativi a questa frequenza. Abbiamo avuto proprio la certificazione scientifica che questa frequenza ha dei benefici su di noi, su PubMed o su altre riviste scientifiche, e quindi i benefici proprio adesso abbiamo la certezza che da sempre questa cosa fa del bene, però Ad il nostro esempio, modo di ragionare occidentale deve avere per forza la impiega più spiegazione, tempo. Allora, esatto. noi lo stiamo dicendo spesso che in quest'epoca ci sembra un po' di esserci risvegliati e comunque sempre di più ci sono persone interessate anche ad altri livelli di esistenza e quindi questo porta inevitabilmente a scoprire, no, anche Sì, questo. assolutamente. Però quali sono i benefici? Benefici, diciamo che se noi accordiamo, ora spiego intanto cos'è questa famosa frequenza, è molto Ok. semplice, la spiego proprio in modo semplice, in modo che la possano capire anche chi non è esperto nel settore. Si tratta di accordare, come se noi accordassimo proprio la chitarra a 432 Hz invece di 440 Hz, che è il diapason, quello che poi tutti accordiamo gli strumenti, ad accordarlo a 432. Di conseguenza tutte le altre note, fai conto di avere un pianoforte qui davanti, sono accordate matematicamente su questa frequenza. Quindi il Do magari può essere 256, il Re a 72 Hz, eccetera, eccetera. Tutto questo cosa succede? Che noi siamo in connessione con la Terra, perché la Terra vibra con la risonanza di Schumann a 7,80 Hz, sia rotonda a 8 Hz. Che però, se noi andiamo a vedere nella scala temperata della scala di 432 Hz, è il primo Do che troviamo a sinistra del pianoforte, tra virgolette, in questo pianoforte virtuale. Quindi vediamo che matematicamente tutte queste frequenze, tutti questi numeri vengono riportati anche in natura. Gli uccellini vibrano a una frequenza che è multipla di questa qua. E, come si chiamano? I delfini comunicano a 8 Hz fra di loro. La pineale nostra vibra a 8 Hz. Cioè tutto si rifà A all'8, che poi 8 se lo giri Hz. È sappiamo cosa diventa. l'infinito, il simbolo dell'infinito Quindi tutto si rifà a e questa della frequenza, e continuità. perché noi siamo connessi con la natura, quando noi andiamo magari mezz'oretta, anche dove siamo in questo momento, ci rigeneriamo, come se ricaricassimo veramente un cellulare a corrente. Noi uguale, ci ricarichiamo quando siamo in natura, automaticamente abbassiamo lo stress, cosa che fa appunto questa frequenza che dicevo prima, Lineam. cambiamento degli emisferi cerebrali, propensione più all'amore, tra virgolette. E quindi andiamo in connessione con tutti gli esseri viventi, perché la natura è perfetta, noi siamo perfetti, siamo noi che attraverso il nostro retaggio culturale ci imponiamo dei limiti e ci imponiamo delle... Vedo che anche lei annuisce. E quindi vediamo che sono tutte, tra virgolette, cose futili che poi alla fine della fiera ci riportano sempre all'origine di tutto, che è la natura. Quindi quando andiamo proprio a chiudere il cerchio, perché ora in questo caso siamo vicino a un corso d'acqua, cioè l'acqua fa parte di noi, il 72%, come dicevo prima, cioè il 72% del nostro corpo è composto di acqua, 72 non è un numero a caso, è Numero a un re caso. nella scala di 432 Hz. Quindi si parla poi appunto della cimatica, si parla di tutte queste diciamo, scienze che vanno a studiare gli effetti che ha l'acqua su di noi. E dovremmo stare molto attenti anche a quello che noi ci diciamo su noi stessi, perché
se ci diciamo delle cose brutte, andiamo a risuonare dentro di noi tutte queste energie negative, tutte queste forze che vanno a creare un disequilibrio su di noi. Infatti si parla tanto della legge di attrazione che funziona con questo meccanismo e magari non pensiamo che un buon modo per approcciarsi, per avere un primo approccio è anche quello attraverso la musica. Natura. Sì, la musica, la natura e siamo circondati da musica, natura e frequenze in continuazione. In cosa consiste il tuo lavoro esattamente? Nel senso, cosa viene da te chi desidera ritrovare una centratura? Sì, esatto. O ci si arriva anche problematiche un po' più particolari, quindi di salute? Di salute a livello psicologico. Io collaboro appunto e continuo a collaborare con psicologi, ipnologi, centri olistici e quant'altro. Abbiamo proprio una connessione a 360 gradi con tutte le problematiche che noi abbiamo, perché il medico ti dice prendi questa medicina e risolvi la problematica, ma non è risolvere a monte. Perché ti viene questa cosa? È lì che il 90% dei medici non arriva a capire il perché ti sei fatto venire questa cosa. Quando noi riusciamo a comprendere che te la sei fatta venire da solo, ed è massacrante psicologicamente capirlo, è solo accettarlo, perché veramente è massacrante. Chi lavora nell'ambito olistico comunque sa che dall'altra parte però dice ok, è mi è venuta, c'è un motivo, ne sono consapevole, lo guardo con distanza, ma mi è servita per fare questa esperienza. Come dico anche ai ragazzi che seguo, che faccio anche corsi di songwriting, eccetera, eccetera, unendoci sempre alla musicoterapia. Loro sono convinti che quando fanno i contest devono essere tutti competitivi. No, perché chi ha vinto, ha vinto. Gli altri hanno fatto esperienza, non hanno perso. È difficile portare questa concezione in Occidente. Hai capito? In Occidente, come sogno americano, tutti dobbiamo essere i numeri uno, sempre vincere. E invece no. Se io arrivo secondo, terzo, quinto, ventesimo, abbiamo avuto poi anche l'esperienza nella musica, Vasco Rossi è arrivato ultimo a Sanremo eppure continua a essere il numero uno. Esatto. Tanti altri, quindi non vuol dire niente, io ho vinto, te non hai vinto. È un discorso di consapevolezza nostra, a me mi è servita questa esperienza per evolvermi a livello proprio mio, interiore. Quindi lavorare proprio sul nostro inconscio. Quello che vado a fare io con le frequenze è cercare di riallinearti e quindi ribilanciarti e andare in equilibrio con tutti i tuoi organi, le tue paure, le tue cose. Devi essere consapevole che noi siamo una macchina talmente perfetta, veramente in natura, talmente perfetta, che basta, come ho detto prima, stare qua una mezz'oretta e subito ti riporta in uno stato alto di vibrazioni. Uno stato vitale alto, sicuramente. Sì. Certo, se sei sempre in città, e sempre in ufficio, è sempre lì, e guardi lì e non alzi mai la testa, è un altro discorso. Non sei presente nel momento, sì, come sì, si uno, dice. Se ha l'occasione deve andare anche una mezz'oretta al giorno in mezzo alla natura, perché si ricarica subito. Allora, sul potere della musica magari dopo ci torniamo anche. Però proprio parlando di potere, parlando di musica e parlando di natura soprattutto, perché noi abbiamo lanciato il primo short a Samhain proprio con l'intento di voler comunicare, allineiamoci con la natura, e abbiamo visto che tu sei uscito con il singolo, sì, okay? sì. Samhain, e poi da lì a seguire, quindi supponiamo che tutti gli 8 festival, esatto, magici saranno rappresentati. Sì, è un progetto che ho fatto in collaborazione con un noto pittore milanese, Marco Cerruti, che salutiamo. Abbiamo unito praticamente arte e musica, quindi lui ha creato sulla mia musica dei quadri, sentendoli, quello che gli si sentiva proprio di disegnare, e ha riprodotto quindi su vinile proprio il quadro con tecnica mista di quello che gli arrivava, quindi legato proprio alla festività celtica che rappresentava in quel momento. Quindi abbiamo fatto tutte le 8 festività, ora la prossima è Ostara, che uscirà appunto il 21 marzo, e quindi invito, poi naturalmente tutte registrate a 432 Hz, invito appunto la gente poi di andarla a sentire su qualsiasi digital store quando uscirà, e avere anche un feedback mi farebbe molto piacere, perché ognuno anche riascoltandola ha sempre una risposta diversa. Quindi benvengano anche le critiche, ma benvengano anche, ho sentito questa canzone, mi ha
risuonato questa cosa, mi è venuta questa immagine, ho pianto, ho riso, capito? In base a quello che uno sente al momento, perché magari l'ascolti domani e ti dà un'altra sensazione. Quindi la cosa che consiglio è ascoltarla per 21 giorni. Per 21 giorni. Che non è a caso il 21. Che non è a caso, ma spiegalo. No, è vero, perché no, insomma arrivano poi tante è tutto collegato iniziative. Con la natura, con il ciclo lunare, la donna e tutto quanto. Quindi se te fai una cosa per 21 giorni, automaticamente il cervello la fa diventare un'abitudine. Un'abitudine. E quindi di conseguenza, se te mediti per 21 giorni, diventa un'abitudine, non puoi farne a meno. E non ha controindicazioni poi. Guarda, questa è una cosa che io riporto comunque integrale dentro i percorsi, perché uno dei primi libri che facevo comprare su questa cosa dei percorsi era proprio Ginnastica e Disciplina per la Mente, dove insegnava che l'abitudine però faccio in maniera forfettaria, io dico un mese. E invece sbaglio, è 21 giorni ed è sì, correggiamo. Sì, sì, sì. Correggiamoci. Altri progetti? Altri progetti, ora sarò presente al Cosmo Prof il 22 di marzo. Con un che progetto, è a Bologna. Che è a Bologna, Bologna. Sì, 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 al Bologna Fiere, dove parlerò di un progetto con altri miei collaboratori. Tra che cui magari poi presenteremo, sì, o sì, che sì, faremo sì, conoscere. Esatto. Una cosa che rivoluzionerà proprio totalmente il mondo del wellness, ma anche poi l'ascolto vero e proprio da casa delle persone. Non voglio dire niente per tenervi okay, un po' okay. sulle spine, però dopo okay, ne parleremo. È giusto, è giusto, è giusto. Però prima dicevi, ho fatto un progetto che coniuga musica e arte, ma io direi anche ricerca, musica, sì, sì, arte, sì, sì, ricerca, sì. Olistica in particolar modo, perché comunque un progetto sui festival magici è un progetto contenitore proprio di un modo di sentire la musica. Sì, io ho voluto riportare in musica tutto quello che racchiude la festività. Quindi riportare dei suoni. Ho fatto anche ricerca a livello di consulenze con persone che si occupano appunto di queste festività, dicendomi dimmi te questa festività cosa ti rappresenta, quali suoni senti, quali odori. Quindi riportare in musica anche lo screpitio del fuoco, oppure quando passi sulla neve, oppure la primavera, la Pasqua, tutte queste cose qua, che riportarle in musica non è stato semplice, però cercando poi vari suoni, andando anche fisicamente a registrare magari nei ruscelli, corsi d'acqua, sulle foglie, e riportarlo poi nel brano. Il tutto naturalmente, come dicevo prima, suonato interamente a 432 Hz in tonalità in base alla frequenza che poi andrò a suonare nel brano. Si trovano in tutti i digital store? Sì, 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 assolutamente. Quindi si può ascoltare ovunque. O comprare come volete voi. Insomma. Certo. No, vorrei ritornare al discorso dei 432 Hz, perché adesso è vero, questo, diciamo, moda, io lo metto un po' tra virgolette, perché è anche vero che una moda si afferma quando c'è una certa richiesta da parte del pubblico, esatto, quindi esatto. Vuol dire che il pubblico richiede questo. Ora, appunto, c'è questa moda e escono anche altre frequenze, come sì, dicevo. Sì, 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 sì. Ora sto finendo poi questo progetto appunto delle festività celtiche, che si chiama La Ruota dell'Anno. Farò partire un progetto legato alle frequenze solfeggio, quindi 528, 850 e 825, cioè tutte queste frequenze che sono uno specchio dell'altra, 396, quindi 963, e sono le cinque sono quelle di Tesla frequenze praticamente legate a degli stati emotivi molto potenti. Cioè, per esempio, ne prendo una a caso, 396 è legato ai sensi di colpa, cosa che nessuno di noi ha naturalmente, no. e quindi va a lavorare su questa cosa, mentre quella di prima va a lavorare a livello fisico, quindi io sto bene perché ascolto questa frequenza. Qua andiamo a livello inconscio, è più lungo il percorso. Okay? Anche qui non una controindicazione, e andiamo a lavorare proprio a sviscerare, andare proprio dentro a raschiare, diciamo, tutte le cose negative, ora in questo caso senso di colpa eccetera eccetera, per poi ritornare al nostro vero essere. Quindi è un lavoro, non è massacrante, però è un lavoro che bisogna mettersi lì con dedizione tutti i giorni, ascoltarlo e non saltare mai un giorno. Allora, noi ti ringraziamo. Grazie, però prima, allora, siccome ci sono anche delle musiche, dei contenuti, meditazioni gratuite, no?
Quindi Alessio, dov'è che si possono trovare questi contenuti? Sì, allora gratuiti? Sul mio sito potete andare a scaricare gratuitamente www.bonialessio.com. Naturalmente potete andare lì, vi registrate con l'email, vi arriva dopo un'oretta un brano meditativo gratuito, dove questo brano che ho creato va a aumentare le difese immunitarie e abbassare lo stress. Ci sono delle sottofrequenze con dei suoni binaurali che vanno a lavorare proprio facendo questa cosa qua. Quindi non ha anche lì controindicazioni. L'unica, tra virgolette, rottura è che bisogna ascoltarla tutti i giorni, sempre per 21 giorni, soprattutto quando uno magari si sente male, accelera il processo di guarigione. Riepilogando, il 21 marzo esce Ostara, il 22 marzo invece Alessio Boni sarà a Bologna in questo progetto del quale poi ci parlerà. Esatto. Ok, e dimentico qualcosa? Al momento no. Ti ringraziamo. Grazie a voi, come sempre. Altre occasioni. Salutiamo. Ciao, a presto.